Buonasera. Buonasera. Chi c'è qui alla mia destra? Bisogna che ti presenti. Mi presento, sì, allora, è una questione anche di educazione. Allora, Qualifichi. mi qualifico all'istante. Sono Francesco Artibani e sono un intruso in questo ambito storico perché faccio lo sceneggiatore di fumetti e di cartoni animati. Quindi sono qui in veste di, appunto, inopportuno intruso che ha accolto volentieri l'invito Eh in sede. beh, no, perché noi siamo qui per iniziare un ciclo di conversazioni che verteranno sul mondo antico. Allora, la prima scelta, secondo me, la scelta più adeguata è stato quello di far venire, come si dice, fumettaro, graphic novelist, come si dobbiamo chiamare? Fumettista va bene, Fumettista, sceneggiatore. ecco, fumettista. Ecco, e allora far venire un fumettista perché? Perché tutto sommato in questo mondo antico che presenta delle difficoltà che però non vengono da parte del pubblico, vengono da parte proprio di quelli che, come me, si occupano del mondo antico. In giro ci sono questi che si stracciano le vesti, i nostri studi, dove andremo a finire, chi siamo, d'onde veniamo, eccetera. E poi però se uno va a vederci si rende conto che questo mondo antico continua a riscuotere interesse. E a questo proposito, secondo me, il fumetto, il mondo di questa cos'è, l'ottava, la nona arte, la decima, no? Nona, credo la nona, sì. La nona, ecco, la nona arte ha secondo me un ruolo fondamentale, un ruolo che però è cambiato nel corso del tempo. Io mi ricordo, c'era un anziano professore che mi aveva raccontato un aneddoto che si era svolto all'inizio degli anni 70, no? Era un'epoca ancora in cui ancora si diceva che i fumetti erano diseducativi. Ricordi dei maestri elementari che li sequestravano. Assolutamente. Ora, diciamo che le cose non funzionano sempre così, perché io quando andavo alle elementari avevo un diario Vit e dove c'erano i disegnini jacobiti con gli antichi greci. Non so, credo che fossimo nel 66, 67, qualcosa del genere. E già era qualcosa che mi insegnava. Ma poi, a proposito di questo, c'era questo professore che aveva un suo bidello tuttofare, che un giorno gli disse: "Ma professore, io ho sentito alla radio che Brezhnev, che allora, insomma, questo dirigente sovietico, è andato a curarsi nella Dacia. Ma la Dacia non è una provincia romana." E quello lo guarda con tanto odio e dice: "Scusa, ma come fai a saperlo?" "E l'ho letto su Messalina." Ecco, Messalina per i più giovani era un giornalaccio disegnato male, sceneggiato peggio, dice, di questi cosiddetti erotici che giravano nelle caserme, no, dell'epoca. E c'erano però dei riferimenti al mondo antico, il che mostra che anche il fumetto più infame può avere una funzione educativa. Ora, tu che fai sceneggiature per Topolino, che sta diventando sempre più impegnato da questo punto di vista e che ti interessi anche al mondo degli antichi, più particolarmente dei romani, perché sei romano, no? Però, insomma, anche il mondo degli antichi, qual è il tuo punto di vista? Allora, la storia, sì, per quello che mi riguarda, parlo sia come lettore che come autore. Ha sempre avuto un grande fascino per me. La molla che mi ha spinto a fare questo mestiere è Asterix. Asterix per me è l'esempio perfetto, no, di come si possa coniugare il racconto avventuroso umoristico con una base storica documentata molto precisa, per cui le avventure di Asterix cominciano intorno al 50 avanti Cristo, alla fine della conquista della Gallia da parte di Cesare, e tutte le ambientazioni che vediamo, anche quando Asterix si muove in altre città, arriva a Roma, va a Lutezia e così via, è tutto estremamente documentato, perché René Goscinny, lo sceneggiatore di Asterix, era
un autore bravissimo dal punto di vista narrativo, ma anche molto attento alla documentazione. Le sue storie per Lucky Luke, ambientate nel Far West, sono anche quelle documentatissime. Lui prendeva uno spunto storico, un personaggio, un fatto, un evento documentato e su quello ci costruiva un'avventura di fantasia, però totalmente... come dire, e oltretutto con dei tempi comici invidiabili. Per me, ecco, quello, ecco, tornando ad Asterix, quello è l'esempio, no? Io quando se ripenso a una delle prime scene di Asterix in cui c'è Vercingetorige che depone le armi ai piedi di Cesare e gliele depone proprio sopra i piedi di Cesare, quindi gli fa Cesare urla perché gli arriva questa massa di metallo sui piedi. Ecco, quello è proprio un piccolo esempio, no? Che ti spiega come da un fatto storico ci costruisci una gag, no? Rimanendo fedele però al fatto storico. In realtà in questo caso rimanevano fedeli a un'immagine che girava molto all'epoca, perché in realtà la realtà è stata molto diversa, perché una volta che l'hanno preso, l'hanno messo in catene, l'hanno mandato a Roma, dove è rimasto nel Tullianum, quello che si chiama oggi anche carcere Mamertino, okay. E che ha dovuto attendere fino al 46, quando finalmente Cesare ha fatto il suo trionfo e quindi poi l'hanno fatto fuori. Ma lì bisogna dire che l'Asterix, come è stato presentato in Italia, ha dei filtri particolari, a cominciare proprio dalla frase che dà il nome a questo incontro: sono pazzi questi romani, SPQR, che sarebbe intraducibile in francese, dove era normalmente soltanto il son fou, c'est romain. Questa è stata un'invenzione brillantissima di Marcello Marchesi, che è stato uno dei primi traduttori della serie, per cui insomma lì c'è stato, ecco, appunto anche l'aggiunta del tocco d'autore di Marchesi che ha creato questa. Marchesi era un grande sceneggiatore, era un grande umorista, e all'epoca c'era Il Signore di Mezza Età, mi ricordo, come uno show, insomma. Ma poi bisogna dire anche un'altra cosa: mi ricordo l'intervista appunto agli autori di Asterix, quindi Uderzo, o meglio Uderzo, perché insomma era di origine italiana, e Goscinny, che a sua volta veniva da una famiglia di ebrei aschenazi emigrati dalla Polonia, e che dicevano, a un certo punto parlavano, ma non è un caso che Asterix sia nato nel 1959, quando c'era il generale De Gaulle, e giustamente uno diceva, ma il generale De Gaulle che cos'è in Asterix? E quelli hanno risposto, ma è chiaro, è la pozione magica. Torniamo a un'epoca più recente, perché il mondo naturalmente si è evoluto, e anche le sceneggiature di Topolino in Italia, che prima erano abbastanza approssimative, adesso richiedono un lavoro anche di fact checking che prima non c'era. Raccontaci un po' le tue storie. Quella è proprio una scelta che fa l'autore a monte, nel senso che è chiaro che una storia libera, tra virgolette, è sicuramente più semplice da scrivere, no? Quindi posso ambientare una storia in un generico medioevo, metto delle corazze, degli elmi, degli spadoni, e ho fatto il medioevo. Personalmente, proprio sarà appunto per colpa di Goscinny, insomma, però per me la storia invece, che ha una base, diciamo, di documentazione solida, è la migliore, perché comunque, come possiamo dire, ottiene due risultati. Il primo è quello di avere una storia ben fondata, ben costruita, con tanti spunti dati dall'evento, dal personaggio storico. E la seconda funzione che ha questo tipo di storia è quella di dare qualcosa al lettore, cioè di dargli delle piccole informazioni che rientrano un po' nella missione non didattica di Topolino, però con la missione di intrattenere, divertendo e informando, con piccole pillole, no? di conoscenza. Io da tempo sto lavorando su un ciclo di storie scientifiche, e è stato bello lavorarci perché è stato possibile appunto scrivere una storia sulla fisica con Carlo Rovelli, parlare di astrofisica con Amedeo Balbi. Cioè, per ogni storia c'era un consulente, un esperto che dava il proprio contributo, ma permetteva di realizzare una storia di Topolino, quindi
con tutti quegli elementi di umorismo, commedia, avventura, però partendo da presupposti reali, quindi non una fantascienza fatta di cose improbabili, ma riuscire a parlare di Einstein usando la macchina del tempo, portando Topolino negli anni 30, eccetera, eccetera, però lasciando poi al lettore delle informazioni riscontrabili. E Quindi, sul mondo antico, appunto, che cosa può dare Topolino al mondo antico? Sicuramente può contribuire nel suo piccolo a sottolineare delle piccole cose, appunto dare informazioni, dare nozioni, non in maniera pedante, non in maniera noiosa, ma dare delle informazioni che poi possano far scattare nel lettore la voglia di approfondire, approcciandosi magari ai libri scolastici con un altro spirito, magari con uno spirito più leggero, perché quell'informazione su Augusto o su Napoleone l'hai letta su Topolino, quindi è un piccolo strumento di conoscenza in più che però quando poi ti accorgi che ti apre, no? Una possibilità di approfondimento enorme, come possiamo dire, è quello che fa la differenza, che ti rende la materia meno ostica, te la fa amare, ti incuriosisce, ti spinge a leggere dell'altro. E appunto, perché un tempo si diceva, insomma, mi ricordo, ero già liceale io e c'era quest'idea, che si dovesse attualizzare per forza l'antichità, perché se una cosa non è attuale non piace, no? Per No, non c'è sicuramente. cui, per cui allora Catullo diventa quello dei mille baci, insomma, e si riduce tutto a qualche cosa di ancora più ostico, perché poi alla fine la gente fugge da una presentazione di questo genere, resta una cosa soltanto per pochi. Ma invece il fumetto ha delle possibilità notevoli. Beh, io vivo in Francia dove il fumetto è ovviamente molto più importante, quindi ci sono tantissime declinazioni. Però dal punto di vista, oltre dal punto di vista pedagogico, può essere interessante anche cercare di capire come noi ci misuriamo. Tu poi non hai fatto moltissime storie dedicate al mondo antico, non hai fatto una sui greci, mi Sì, ricordo. io ne ho fatta una nel 2000 perché era legata alle Olimpiadi in Australia e quindi c'è stata una storia, però ho fatto delle altre storie appunto di ambientazione in epoche passate, non dedicate purtroppo ancora a Roma o all'antica Grecia, ho fatto delle storie comunque che richiedevano documentazione e Roma mi manca, io cioè, ho voglia di raccontare qualcosa più di qualcosa su Roma, ma non perché sono romano e sono nato a Roma e vivo a Roma, ma perché è un argomento, un tema, un'ambientazione che sulle pagine di Topolino manca, ecco, perché abbiamo pochi esempi e sono, lo dico non come critica agli autori che mi hanno preceduto, però sono spesso storie ovviamente dove c'è quella, dove la voglia di, come possiamo dire, di buttarla in caciara, tanto per rimanere in termini colloquiali, e prende il sopravvento sulla documentazione storica. Per cui c'è. È come Pippus Augustus, no? La Sì, storia di alla quale Carpi. siamo tutti affezionati, è un personaggio della Sì. terza puntata di Storia e Gloria della dinastia dei Paperi. Però chiaramente quando vedo Gamba di Legno un'epoca generica romana con la bombetta, così è chiaro che c'è qualcosa che mi. Oddio, sì, è un po' più difficile, sì, c'è qualche problema di costumista. Ma a questo proposito, tu invece sei comunque un appassionato di archeologia, vai anche nei sotterranei di Roma antica, e questi sotterranei ti fanno venire delle idee, perché so, cioè, in fondo c'è tutta una tradizione di questa, alcuni archeologi hanno anche riesumato queste idee di Freud con l'antico, no? Questa visione, insomma, di una società. Di un mondo che affiora appunto dalle rovine. Tu quando vai nelle rovine, cosa vedi? Cosa senti? Che ispirazione trai poi per le tue storie?
Questo è uno dei motivi per cui sono uno dei soci di Roma Sotterranea, che è un'associazione che ha 20 anni di attività, si occupa di speleoarcheologia. E no, per me era uno dei motivi che mi ha spinto a frequentare dei corsi di formazione per poter andare sottoterra, era proprio questo, cioè il fatto di poter vedere da vicino qualcosa che quando nel mondo di superficie che frequento tutti i giorni non vedo, perché sì, vedo quello che affiora di Roma, no? Quindi monumenti, le rovine, i resti, ma c'è tutta una Roma sotto il livello della strada, quindi insule, cripte, catacombe, che per me sono affascinanti perché mi ridanno come possiamo dire, mi rendono quelle rovine, quella città in generale, più viva di quanto non sia. Quindi non è semplicemente una sorta di museo a cielo aperto, ma il fatto di andare, non lo so, dentro i condotti idraulici delle terme di Caracalla e vedere dei bipedali di una cappuccina, di un condotto idraulico che riportano, oltre al sigillo, al bollo del costruttore di quei laterizi, vedere anche l'impronta del piede di un bambino o di un cane, ecco, è una cosa che mi emoziona perché mi rende quel pezzo di laterizio più reale, più vivo, cioè non è semplicemente un reperto di quasi 2000 anni fa, è qualcosa di più vero. Ma no, tutto questo è sicuramente molto vero. Poco fa tu hai evocato questa parola missione. Tu sai che nel magico mondo degli universitari esiste la terza missione. Queste, sì, vabbè, cioè, quindi immagino che la prima missione sia la ricerca, la seconda la didattica o viceversa, e la terza missione è quella della divulgazione, che può andare dalla conferenza in pubblico, sai, quelle che nelle storie di Topolino, Simone, non so dove, Paperina, costringe Paperino ad andare alla conferenza dove ci sono tutti questi vecchi con la barba Professori, lunghissima, barboni, sì. che diventa ancora più lunga alla fine della riunione. Ma sì, si può andare, ma la terza missione può essere fatta anche a conferenze nelle scuole. Ora, naturalmente, ognuno si arrangia come può. In effetti, tu hai a che fare nelle tue ricerche con delle letture, perché quando devi mettere su una storia ti devi documentare un po' come è stato fatto per Jurassic Park, insomma, ma lì stiamo parlando di un autore che aveva anche degli assistenti che gli portavano tutta la documentazione. La cosa importante di questa missione è quella di trasmettere delle idee, trasmettere anche degli interessi. Nella tua esperienza della divulgazione italiana, sia mediatica che sui libri, al di là di personaggi che fanno di mestiere soltanto la divulgazione, quindi come Angela, che oltretutto poi di formazione è scienziata, che cosa vedi e che cosa suggerisci? Ma sul fronte della divulgazione, beh, è sicuramente un lavoro che richiede equilibrio, perché è facilissimo scadere come possiamo dire, nella spettacolarizzazione inutile, no, di qualcosa che invece non necessita di clamore. Per quello che mi riguarda, credo che la formula più efficace sia quella della discrezione, cioè del dare un po', cioè non trattare il lettore in questo caso come una sorta di contenitore vuoto che tu hai l'autorità di riempire, no, con il tuo sapere, perché non è così. Io lavoro come dire, da ignorante volenteroso, nel senso che leggo, mi preparo, studio, visito quando posso visitare, però lo faccio proprio con l'approccio di uno che va in avanscoperta e poi va a riferire a chi è rimasto a casa. Quindi, secondo me, l'atteggiamento importante, almeno per chi non ha le competenze che io non ho, nel senso, quindi non essendo come dire, un esperto, un docente, uno scienziato, è chiaro che mi approccio con quel rispetto, diciamo, che è necessario, secondo me, sia alla materia alla quale uno si avvicina che
al lettore che si attende magari una buona storia che non sia appunto troppo didascalica, che non sia troppo arrogante anche, quindi buttare lì dei dati, delle informazioni e non argomentarle. Quindi è proprio, per me la misura giusta è quella dell'equilibrio. Poi lo vediamo dai vari divulgatori, no? Ce ne sono alcuni di grande successo e altri bravissimi che non hanno lo stesso successo, perché magari sbagliano qualcosa, non nel sorriso, nella mise scelta per andare in televisione, ma sbagliano qualcosa nell'approccio, quindi o lo fanno troppo semplice o troppo complesso, o fanno una grande confusione mettendo dentro cose improbabili Tu, che se impoveriscono. non mi sbaglio, tu adesso stai leggendo Tito Livio Sì. come lettura. Ecco, beh, insomma, questo, cioè, tu ovviamente non lo fai solo per la cultura generale, questo comunque sarebbe auspicabile che tutti leggessero quello che ci è rimasto di Tito Livio, perché cioè, sarebbe, purtroppo forse le cose più belle si sono perse per la strada. Ma a proposito di Livio, tu che libri stai leggendo in questo No, momento? proprio da ho cominciato proprio. Con le origini. Mi allungo qui. Ho qui sotto mano il primo libro della Fondazione di Roma. Quindi, sto cominciando a. L'ho presa da larga, ecco. L'ho presa. Allora, Livio in realtà era un uomo, anche lui, tutto sommato, era un uomo di spettacolo. Si dice che un giorno ci fosse un signore che veniva dall'estremo occidente romano, quindi da Cadice, ed era andato fino a Roma per sentirsi una conferenza di Tito Livio. Di fatto, lui che faceva? Leggeva ampi brani delle sue storie, quindi no, magari dobbiamo immaginare le descrizioni di battaglie, queste storie edificanti, quindi non so, gli Orazzi, i Curiazi, cose. Quindi andò lì, lo guardò e poi se ne andò via. Non si capisce bene se fosse stato deluso, magari Livio non era, diciamo, particolarmente bello, non sappiamo. Ecco, ma come, dovendo fare una sceneggiatura, prendendo da Tito Livio, che cosa, tu leggendo questi testi ti viene in mente, ti viene per deformazione professionale l'idea, ma come, che storia potremmo fare? Sì, no, questo lo faccio sempre, ma poi ci metto la parte creativa, cioè il fatto di vedere appunto, tanto se devo ambientare una cosa a Roma, vedo com'è oggi, come dire, parliamo delle Terme di Caracalla, per esempio, che è un ambiente dove sono andato più volte. Quindi partendo dal presente, ricostruendo gli elementi del passato, aggiungendo, cioè prendendo le cose concrete e il plausibile, aggiungendo il plausibile vengono fuori le storie. Ma, però è anche un discorso così di riflessione a volte, cioè un pensiero un po' magari sbagliato, anzi lo tiro fuori adesso visto che ci sei tu come massimo esperto, però un pensiero che mi è venuto tempo fa su Caracalla era, pensavo agli odori, no? Agli odori, noi vediamo Roma, la vediamo al cinema, la vediamo sui libri, però pensavo agli odori, il fatto che andando sotto Caracalla ci sono le fornaci che riscaldavano l'acqua e tutto il resto. Quindi c'era, immaginavo un grande odore di legna bruciata a Roma in quel tempo, nel senso che le terme, gli incendi frequenti. E quindi dovendo abbinare un odore, una memoria che non ho olfattiva a quello scenario, ecco l'idea di legna bruciata, di camini che lavorano in continuazione tutto l'anno, era così, un pensiero che del tutto insignificante, se vogliamo, però nel momento in cui vado a scrivere è un'informazione in più che ho e che mi è arrivata dalla documentazione, quindi dal vedere tutte le fornaci che c'erano sotto le terme e immaginare queste fornaci che a una certa ora del mattino entravano in funzione prima che gli avventori, i frequentatori delle terme cominciassero a fare i loro bagni e così da queste cose vengono. Quindi, per esempio, un'idea di storia sulle terme ce l'ho, ma è legata non a chissà quale incontro tra un senatore con qualcun altro nella vasca, ma pensare semplicemente ai fornitori che tutti i giorni devono portare carrettate di legna
nelle terme, c'era un mulino sotto le terme di Caracalla che macinava il grano per fare le focacce vendute al bar, tra virgolette, delle terme. Per cui immaginare quel luogo non più come una cosa distante, no? Ma come una sorta di grande piscina più o meno. E del resto, in genere, quando si pensa agli odori di Roma, si pensa sempre a odori sgradevoli, no? L'idea della suburra, delle concerie. Le concerie c'erano anche in una storia di Asterix, non mi ricordo più quale. Ma non è che ci fossero soltanto dei cattivi odori, c'era anche questo odore di legna bruciata, ad esempio. C'erano, no, e questo è molto interessante ed è importante anche perché non tutti noi antichisti siamo particolarmente sensibili a questo approccio archeologico che viene soprattutto da quello che un tempo si chiamava cultura materiale, no? Che era insomma un'espressione di fabbricazione sovietica. E qui invece abbiamo degli aspetti che meritano interesse e che si possono ritrovare. Certo, questo ci porta molto lontano rispetto alle storie raccontate da Livio, perché quelle in effetti quando parliamo proprio dei primordi e delle origini di Roma è una sorta di romanzo nazionale, da cui non è, secondo me, facile, ricostruire un granché. È interessante vedere come i romani avevano rielaborato le loro origini, ma tutto sommato, un non romano, traducendo in termini moderni, leggendo le storie dei re di Roma, potrebbe anche chiedersi: ma questo l'ha letto su Topolino? Sicuramente, io lo spero, insomma, spero che qualcuno, cioè, per superare questa accezione negativa che da qualche tempo ha preso questa frase, sì, a me piacerebbe, mi è successo, cioè, ho fatto recentemente, no, recentemente, qualche anno fa, un adattamento di Moby Dick per Topolino e il fatto di leggere messaggi di persone che non avevano mai letto Moby Dick, avevano visto il film di John Huston, queste cose qua, ma leggendo il fumetto hanno detto, ma sai che c'è, ma incuriosito, mi leggo Melville, anche sapendo che sarà una cosa completamente diversa da quella raccontata nel fumetto. Però nel fumetto avevo cercato di mantenere però lo spirito di quei personaggi. Ovviamente la storia non conteneva elementi di morte, di violenza, però comunque lo spirito c'era. Quindi se qualcuno poi si è avvicinato a Moby Dick partendo dal fumetto, ecco, sono contento perché vuol dire, ecco, che la missione di cui si diceva, la terza missione, è stata E compiuta. anche la nostra missione si è compiuta, quindi nell'ora dedicata al nostro, nella mezz'ora dedicata al nostro siparietto, abbiamo detto delle cose che spero siano piaciute al nostro gentile pubblico. E nel congedarci vorrei chiederti una domanda a cui rispondere molto rapidamente. Che cos'è per te un antichista? L'antichista è intanto una persona che invidio molto, intanto, per cominciare. Sì. È una persona che invidio molto perché ha le chiavi per raccontarmi qualcosa che non conosco, per interpretare qualcosa che non capisco del tutto. Quindi questa è la prima sensazione che mi viene da tirar fuori, è un'invidia positiva, ovviamente, un'ammirazione. Udite, udite, vedete, insomma, c'era bisogno. E a questo punto, beh, io spero che una espressione di questo genere si possa presto leggere anche su Topolino. E Questo ringraziamo tutti e ci ritroveremo fra 2 settimane con un altro ospite misterioso. Sarete presto avvertiti. Grazie al fumettista Francesco Artibani e buona serata a tutti. è un po' di arrivederci.